Ciao a tutti Zoretti e benvenuti in questo primo episodio della serie che sarà la quarta stagione della serie agricola, però chiameremo serie America con la K. E nulla. Direi di partire, siamo sulla Gold Crest Valley. Ok, tutorial, niente. No, cavolo, ho fatto di sì. Ma non ne voglio fare i tutorial. Sapete una cosa? No, vabbè, dai. Facciamoli. Allora, fatemi un attimo cambiare le impostazioni. Allora. Vabbè, andiamo qua su che faccio prima. Allora, misura chilometri, sì. Cosa cavolo volevo fare? Volume 10. Dinamica, sì. Frenata completa, sì. Manico del motore, no. Vabbè, mettiamo normale. Crescita piante, salva partita. È il primo salvataggio della serie. Vabbè, qui abbiamo il pick up. Il trattore. Sì, li so i tutorial, li so, state tranquilli. Dobbiamo accendere il mezzo, dispiegarlo, collegare la barra e accendere il tutto. E si parte. Si parte. Ok. E gli specchietti, cavoli, li ho tolti. Andrò poi a sistemarmeli e li aggiusterò. Fa paglia? Sì, fa paglia. Ok. Non ho letto neanche cosa è scritto, è uscito, però fa nulla. Allora, spero che vi siete visti la live di ieri, spero anche che vi sia piaciuta. Veramente, anche se io, cioè, c'è stato un po' di lag, non ne sono stato molto felice, però mi sono divertito un sacco con voi. Qui, come potete guardate, lo pneumatico anteriore com'è compresso. Mamma mia, quanta roba. Ok, dai. E andiamo, andiamo. Dovrei fermarmi lì, sinceramente, però non avevo voglia. Allora, adesso sto giocando in qualità media. Ditemi un po' come si vede. Però no, qua io ho intenzione di comprarmi almeno, se non un PC nuovo, almeno una scheda video perché non regge proprio. E quindi è meglio veramente migliorare un po' le prestazioni. Anche se opterei principalmente su un nuovo PC bello da gaming. Allora, il campo era già fertilizzato come potete vedere. Non ho più fertilizzato nulla io. Comunque dobbiamo passare almeno una aratura e tre fertilizzazioni per avere il raccolto al 100%. E poi, come avete visto, non so se lo vedrete ancora nella live che ho ricaricato, perché mi pare che la prima parte è stata eliminata purtroppo da YouTube. Hanno fatto 2 ore e 30 di live, 2 ore e 30 abbondanti, diciamo. E soltanto che mi ha salvato un'ora e 24, mi pare. E mi dispiace un po'. Allora, qui dai. Mettiamo già l'automatico, chi se ne frega, dai. Allora, scendi dal veicolo, ok. Qui abbiamo il nostro Ford. Sì, ho capito, i tutorial sono belli, importanti e tutto. E qui abbiamo questo. Ok, scorrendo sui vari mezzi abbiamo. Vabbè, questo qui lo avete visto. Qui l'altro case. Che adesso non lo voglio utilizzare. Poi questo case qua con rimorchio è finito. Allora, scusate. Io direi di andare. Vado subito a venderlo. No, scherzo, vado subito a. Cavoli, però ci servirebbe, vabbè. A comprarmi un raccoglipaglia. Vediamo un po'. Se costa tanto, lo noleggio. Perché c'è appunto la possibilità di noleggiare i mezzi. Ed è una cosa fantastica. Anche se alla fine, dopo un paio di giorni di utilizzo, se lo usate molto, vi costa più il noleggio che l'acquisto. Ok. Se vi mancano tipo 3.000 euro per comprarvi un attrezzo, non vi consiglio di noleggiarlo. Vi consiglio di comprare, aspettare i soldi e poi comprarvelo. E nulla. Allora, vabbè, qui continuare a cambiarla, ruotare la visuale perché altrimenti non capite più nulla. Poi ci saranno le missioni. Penso che prossimo episodio iniziamo a fare qualche missione, così che vedrete in mi vedrete in azione con mezzi più potenti. Vabbè, forse gli specchietti posso attivarli, eh. Allora, attraversiamo il ponte. Se non mi sbaglio, in là mi avete detto che questi. Sembra il lago di Garda, boh.
Non so se state scherzando o cosa, boh. Non ho proprio capito. Allora, dovrei girare di qua. Il marciapiede. Il marciapiede abbiamo preso dentro. Ah, ok, sto dicendo, qui ci sono soltanto piante. Invece vediamo un attimo che piante sono. Betulle. Buono. Però non so se le possiamo abbattere. Non credo, a dire la verità. Questo qui è molto più antico del New Holland. Questo qui non ha nemmeno. Sì, si guarda anche a sinistra, però vabbè. Non ha nemmeno il. Come cavolo si chiama? Abbiamo investito una persona. Tachimetro, quello. Cioè, il contatore della velocità ha 7 segmenti. E se non mi sbaglio, l'altro ce l'aveva. Vabbè. Allora, ce lo andiamo un attimo a noleggiare. Vediamo. Allora. Questo qui, sì, dai, ci costa 3.400, meglio che 31.000 euro. Ok. Non devo scendere, non devo scendere. Come vedete il nostro trattore è bello vecchio, 30 ore, 5. Qui non si fa. Non si passa dove ce lo dicono. Si passa in mezzo ai cordoli dei praticelli, cioè praticelli, ai vuole, che poi non sono aiuole, sono i bordi stradali. Allora. Sarà un po' lunga ritornare a casa, eh? Vediamo un po'. H è il nostro operaio. Invece lì che cavoli sono? Le galline le abbiamo lì in farm, sì. Le galline non so come fate a comprarvele, perché se vi ricordate nella live abbiamo preso, potevamo prendere pecore, maiali e mucche. Le galline invece non ce le lasciava prendere. Non so, boh. Vabbè, giustamente non si possono caricare su un. Si potrebbe, però non è che le caricate su un. Sul rimorchio per le mucche. Dai, non è male. Comunque, veramente, complimenti alla Jans per questo videogioco che merita un sacco. Qui che cavoli è? È la cosa. Cos'è sta manovella? Per il sollevatore? Sì, probabile, probabilissimo. Se non mi sbaglio devo girare qui io. Sì, esatto. Non vanno gli specchietti, vabbè. Ok. Allora. Passa il treno. Ascoltatevi bene i sound perché sono fantastici. E adesso ho frenato per farveli ascoltare un po'. Allora, passiamo di qua. Veramente sono dei sound assurdi lì. Allora, abbasso. Mi avete chiesto, se non mi sbaglio, era forse nella live, se il sistema della trebbiatura, la trebbia, era come prima lo scaricamento. Praticamente sì. Forse c'è di diverso che adesso non ricordo, però forse finisce e poi apre il condotto. Adesso non ricordo proprio. Sentite anche i sound e guardate il particle della paglia che sale. Nel cassone, veramente una cosa mai vista. Cioè, sul farming di default mai vista. Poi con le mod, vabbè, è un'altra cosa. Perché farming merita un sacco. È diventato grande grazie alle mod. Ogni anno migliora sempre grazie a loro, ai modder, che ringraziamo, cioè, ringrazio veramente tanto. Allora, vedete che fa un saltino? Per il semplice fatto. Quando c'è troppa paglia lui la vede come tipo un mucchio di terra, boh, un mucchio di paglia reale. Adesso la mia intenzione, vabbè, io mi seminerò magari campi off camera perché veramente non c'ho voglia di starli a farvi vedere. Questo campo, boh, vediamo dai. Questo campo qui penso di coltivarlo. Poi ditemi un attimo nei commenti cosa vorreste vedere prossimamente. Io voglio quasi seminarmi i pioppi in un campo,
provate a scriverlo nei commenti. O seminiamo i pioppi, oppure andiamo a fare soldi con le missioni, quelle tipo lavoro contro terzista, lavorare per degli altri, altre persone, ecco. Perché se dico personaggi, dopo magari pensate ad altro. Ah, eccola, non apre il condotto, dovete forse aprirlo voi, boh. Allora, a sto punto. Ok. Aspettate che lo giro e poi lo fermo un attimo. Vabbè, passiamo di qua. Che mi vada a prendere l'altro. Eccolo qua. Vado a prendere il carro. Come vedete, questo qui ha 29 ore. Cavoli, cavoli, cavoli. Ok. E ci colleghiamo il Metaltech. Cavolo, cambio. Mi confondo sempre con i tasti. Alcuni sono cambiati, poi utilizzando il joystick, non essendo abituato. Abbiamo pestato un po' la coltura, però poco, dai. Comunque molto bello questo Metaltech. Sarebbe stato meglio magari che contenesse un po' di più, però fa nulla, dai. Qui? No, ok. Sì. In qualche maniera lo carichiamo lo stesso. Allora, se non mi sbaglio, ok. Ok, era già giù, quindi si riprende. Se caso, so che c'è la mod quella per Ludaier. No, forse non c'è Ludaier. Ok, abbassiamo un attimo l'ora che era 1x5. E adesso siamo in tempo reale. Questo salvataggio qui, speriamo che non si bughi come il primo della serie agricola sulla Bjornholm. Ora, qui vabbè, anche se non prendo tutto. L'importante è prendere tutto, però se non prendi adesso tutto fa nulla. Il marmittone lì non ci fa vedere molto. Sarebbe stato bello potersi spostare con la visuale, però fa nulla, dai. Fa nulla. Ok. Anche qui c'è. Non mi ricordo se sul 15 c'era la possibilità. Cioè suonava. Ok. Ed ora andiamo a farci i primi soldi con la vendita della paglia. Ecco, vi rifaccio vedere per chi non. Per chi si fosse perso la live di ieri, guardate com'è bello carico. Veramente una cosa fantastica. E se chi, per chi fosse abituato nel 15 che si riempiva fino a metà. Allora si scarica con la Y, scusate, dove ci sono i trigger. Mentre se volete scaricare all'aperto, come avevo fatto vedere nella live, che ho fatto un mucchio immenso, dovete usare Ctrl Y. Ok. No, l'ho sganciato, l'ho sganciato. Ecco, qua sono sceso. Come vedete, devo ancora imparare un po' i tasti, eh. Vabbè, dal joystick, perché sennò lo so usare Farming. Ci gioco ormai dal 13 sui tutorial. Non so se l'ho già detto, ma il 13 l'ho giocato con i tutorial. Mi ero scaricato o la demo, boh. Comunque l'avevo giocato così. Non me lo compravano, allora ho detto, vabbè, io uso i tutorial. L'utente H è bloccato da un oggetto. L'oggetto siamo noi, Stai calmo. Ok. Dai, 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 dai. Oh, cavoli, cavoli. Allora. Tu levati un attimo. Devo accenderti? Sì. Comunque è un bel carro questo, mi piace un sacco. Non l'avrei mai detto perché essendo un rallato, sapete come sono, non è che mi facciano impazzire. Comunque è molto comodo il fattore qua che resta acceso, non dovete star lì a spegnere il raccoglipaglia, molto comodo. Ah, cavoli, lì c'era paglia, non l'ho presa. E vabbè, ne farà poi ancora la trebbia di paglia. Cavoli, se fa casino.
Ah, poi riguardo quello che fa il prossimo episodio, se caso vi faccio un sondaggio, vedrò. Vedrò poi, dai. Lì c'era un bel mucchietto. Dai che ce la faccio. Adesso io raccolgo questo e poi direi di aspettare. Vabbè, dai, su 3.000 euro ne abbiamo già guadagnati quasi 1.000. Se vendo questo, 1.000. Vabbè, dai, la svuoto perché non penso di riuscire a raccogliere tutto il campo. Vediamo un po' di prendere questi. La paglia che è restata fuori dal campo. Ah, mi avete chiesto anche le andarne di paglia. Io ieri vi avevo parlato che sembravano un po' dei cosi di plastica. Però, no, vabbè. Non so malissimo. Perché essendo abituati a quelle del 15, è logico che i cambiamenti ti fanno pensare o in positivo o in negativo. Ok, dai, arriviamo almeno a restare solo 10.000 euro. Quanto ci dà? 400? 479. Non sarà tantissimo, ma non siamo neanche poveri, se ci danno 479 euro. Allora, adesso fatemi selezionare il... Eccolo qua. Lo vado a svuotare perché adesso farà un altro carico. E quindi... Ok, questo devo svuotarlo di qua. Stavo andando addosso. Allora, cosa molto importante che vi ho fatto vedere di sfuggita sempre ieri è il fatto che voi potete venire qua con il tasto I potete scaricare, però prima col tasto U potete vedere, guardate sul, in alto nei comandi, potete portello cereali, lato di scarico, in pratica il portellino dietro, vedete? Ecco, poi portello cereali, lato di scarico, lato scarico sinistra, lato scarico destra, lato scarico indietro. Ok, facciamo no, destra. E scarica a destra, vedete? Molto comoda come cosa. E poi vedete lo scarica omogeneamente. Prima la parte più vicina all'apertura e poi l'altra. Ah, poi vabbè, qui non c'è la col, cioè non si può cadere. Fortuna. Poi il silo si parte da zero, infatti. Frumento, ne abbiamo 6.300 litri, sono quelli che abbiamo scaricato, il resto non c'è più nulla. Allora, adesso io mi metto di qua. Ditemi se vi interessa che utilizzi questa visuale. Oppure no. Allora, vediamo. Ecco, c'è anche questo attrezzo qua. Ok, accendiamo. Seminiamo frumento, dai. No, non voglio seminare frumento. Fatemi un attimo vedere. No, bisogna andare vicino alle seminatrici per cambiare coltura, mi pare. Sì. Devo scendere il veicolo. Apri copertura, no. Come cavoli è? Con la X no, con la O nemmeno. Potete aprire la copertura, vedete? Questa qui semina e fertilizza allo stesso tempo. Vedete, il bianco dovrebbe essere fertilizzante. E l'arancione rosso fertilizzante. Vabbè, seminiamo poi questa coltura. E chi se ne frega? Che è il frumento. Udesta cultura. Allora. Dai, un altro case abbiamo. Devo dire che non so male come case. Intanto mettiamo l'automatico. Che mi sto già stufando con questi mezzi. Almeno con quella seminatrice lì. No, non mi piace moltissimo. Volevo fare vedere un attimo una cosa, non è qui, ma con ESC, in pratica, non le finanze, ok, panoramica veicoli, abbiamo, vabbè, questa qui, 1860 euro al giorno in teoria, sì, poi qua in rosso anche ieri non sapevo bene, allora, Metaltech 2141 costa, ci dice, vediamo un po', Metaltech, al giorno, vediamo un po' quanti giorni ha. A 78 giorni, no scusate, Metaltech. Ah no, che cavolo sto leggendo? Ah sì, a destra. Ok, ci pagherà 2000 se lo vendiamo. Quindi siamo in rosso.
ce lo valuta proprio poco. L'unico è il Great Plains, che è la seminatrice, se non mi sbaglio, 60 euro al giorno. Il Case Yaks, la trebbia costa 2058 euro giornalieri, e devo dire che non è affatto poco. Pottinger, va bene. Ah, o forse quanto abbiamo pagato per ora a mantenerli? Vabbè, però sto qui 60. Non ho capito perché questo è così, vabbè. Dobbiamo restituire quanto? 90.000 euro, cavoli. Cioè 100.000. Quindi ce ne sarà di lavoro da fare. Bene ragazzi, mentre c'è qui la nostra trebbia che si sta facendo una bella manovra, io direi che ci possiamo salutare. Cavoli con la player camera come sono abituato. Guardate che bel giretto che fa. Non male. Mentre lei passa, fa l'ultima passata, allora ditemi nel sondaggio, nei commenti cosa fare la prossima volta. Io optavo per o fare le missioni. No. Secondo me è meglio fare le missioni perché seminare. Vediamo un attimo quanto ci costa l'attrezzatura forestale. Prossimo video, boh. 26.000 euro non ne abbiamo. Quindi faremo le missioni prossima volta. E potrebbe capitare magari seminare piante, pioppi. Comunque io andrò avanti qua a raccogliere, ditemi un po' voi cosa fare, vabbè, non cose troppo costose, cose da fare con i nostri attrezzi, ovvero magari coltivare, magari potrei comprarmi, sapete cosa? Carro botteliquame no, vabbè ci starebbe però no, magari un'irroratrice, ma, o uno span di fertilizzante, vabbè questo qui ma non mi interessa, io andrei più su uno di quelli più grandi, però ci starebbe il Kvernaland. Cavoli sto dicendo, si è buggato, no? È il coso del Kun. E nulla. L'aiutante H ha completato il suo lavoro. Bravissimo aiutante H. Aspetta un attimo, non hai completato proprio tutto il lavoro. Potete anche disabilitare l'andana a paglia, vedete? E nulla. Io ragazzi vi ringrazio per la visione e vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, commentare, condividere il video e iscrivervi al canale se non è ancora fatto. Noi ci vediamo. Io avevo detto che oggi sarebbero usciti due video, ma vi dico che ne uscirà soltanto questo, perché non ho avuto proprio tempo. Ieri ho fatto la live e ho registrato questo video e non riesco a fare molto di più. Comunque vi ringrazio. Vabbè, le texture sono brutte perché siamo in difficoltà, cioè in una qualità minore, non è qualità massima. Comunque vi ringrazio per tutto. Farò altre live, magari sto pensando una settimana, potrebbe starci, non so. Questa settimana se riesco ancora una, dai. Magari venerdì, boh. E nulla. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti, Doretti, e al prossimo video.